Gentili amici di Riviera 24, a tutti ben ritrovati e un mio sentito grazie per la solidarietà che in questa mia assenza forzata purtroppo ho dovuto avere a che fare. Riprendiamo con il passaggio di una perturbazione molto debole questo pomeriggio, questa sera, parte della notte. Domani mattina un piccolo strascico, io vedo già schiarite velate domani pomeriggio e poi un tempo buono, discreto, una buona parte dell'autunno da giovedì in poi. Quindi questa perturbazione debole, io nel bollettino di Porto Sole l'ho paragonata all'armata Brancaleone, definendola armata brancaleonesca perturbazione, tanto lenta che va a spinte, tutta strascicata. Comunque ha dato questi sgoccioli e potrà dare ancora qualcosa, qualche piovaschetto, ma niente di importante, fra questa sera e la prossima notte. Domani al mattino cominceremo a vedere qualche schiarita, un po' con delle velature, nel pomeriggio schiarite un pochino, direi più sincere. Un vento da nord-est, 10-20 nodi, 20-40 km all'ora, mare tra poco mosso e mosso. E le temperature minime di domani direi intorno 17, 18, anche 19 gradi sulla costa, le massime del pomeriggio di domani fra 22, 23 e anche 24 gradi, sempre sulla costa. Vediamo adesso la giornata di giovedì. Avremo più vento da sud-ovest, libeccio, anche a raffiche a 50, 60 km all'ora, ulteriormente più forte al largo. Con il mare mosso, molto mosso, agitato dal pomeriggio al largo, però questo rinforzo del vento ci porterà belle schiarite, un lieve calo delle temperature minime, un lieve aumento delle temperature massime del pomeriggio. Poi direi che venerdì e il fine settimana scorreranno con un tempo né carne né pesce, in certi momenti saranno accontentati quelli che vogliono il sole. In altri momenti saranno accontentati quelli che vogliono vedere le nuvole, ma di pioggia non se ne parlerà. Vento sempre occidentale moderato o debole, mare in calo a poco mosso sulla costa, mosso a largo, ma le temperature prettamente di stagione, tipicamente dei primi di ottobre. È tutto, grazie e a risentirci e arrivederci.